Ciao a tutti da Poderac, oggi faremo un video tutorial sul drone Saima o Sima X5C. Andremo a fare un tutorial completo per vedere come funziona e come pilotarlo. Adesso andiamo a montare la batteria e dopo vediamo cosa dobbiamo fare subito al primo volo. La prima cosa che dovremo fare sarà quella di montare la batteria che di solito impiega per caricare 90 minuti. Comunque, quando lo collegate con il vostro PC c'è la spia rossa che vi dice quando è completo. In pratica montate così la batteria e dopo con un semplice clack montate la telecamera. E come vedete il nostro drone, se lo accendiamo, è bello pronto, lampeggia e dopo un po', se adesso prendo il telecomando, basta che faccio su e giù e il drone parte. Ovviamente, prima di procedere con questo tipo di collegamento, è consigliato metterlo su un piano abbastanza dritto, perché in questo modo facciamo una sorta di calibrazione. Ok? Adesso accendo il telecomando, faccio su e giù e come vedete le luci sono fisse e abbiamo fatto il collegamento. La cosa che dobbiamo fare saranno le calibrazioni. Abbiamo tre tipi di calibrazioni. Questo è la calibrazione dell'asse, in pratica andiamo a regolare la rotazione del drone. Certe volte capita che non parte dritto, incomincia a girare su se stesso. Quindi con questo bottone, che dovremo muoverlo a sinistra o a destra, possiamo regolare se andare a sinistra o a destra. Mentre con questi qua, questi altri due bottoni, semplicemente andiamo a regolare se il drone non parte dritto, semplicemente lo facciamo andare avanti o indietro in base alla direzione in cui va. Se va troppo avanti lo mandiamo un po' indietro finché non raggiunge la direzione di andare dritto in alto. Stessa cosa per questo pulsante: metti caso che mentre parte va troppo a sinistra, va troppo a destra, ci basta girare un po' e il nostro drone parte. Per esempio, adesso vediamo se è calibrato. Non so se si vede bene, ma il nostro drone gira su se stesso. Che cosa faccio adesso? Lo faccio atterrare. Lo faccio atterrare e qua ho visto che va verso sinistra, faccio qualche clic verso destra in modo tale da fare in modo che l'asse non gira più verso sinistra. Ancora ho visto che gira un po', adesso vediamo se è dritto. Ok, adesso sembra proprio che forse un altro po'. Adesso dovrebbe essere ben regolato. Ok. Parlando del pilotaggio, abbiamo due levette, l'accelerazione e il movimento, se così vogliamo dire. Per quanto riguarda l'accelerazione, in pratica va giù e su. Adesso, come vedete, è tutto giù e quindi la potenza è bassa. Anche sul display qui vedete che non c'è nessuna potenza. Ma se adesso alzo un po', come vedete, qui è comparso una tacchetta e il drone comincia già a partire. Se io adesso alzo, come vedete, parte. Adesso lo facciamo scendere. Ok, come avete visto, questa è l'accelerazione. Abbiamo anche la possibilità di farlo girare a sinistra e a destra mentre è in volo. In pratica, facendolo girare a sinistra e a destra, avremo la possibilità di farlo girare sul proprio asse. Per esempio, adesso è buio e il fatto che il drone abbia delle luci davanti rosse e dietro verdi c'è molto d'aiuto, perché comunque nel buio ci fa capire quando il nostro drone è diretto verso avanti o indietro. Adesso se lo facciamo volare, vedete, adesso io sto facendo sul telecomando, adesso lo sto facendo girare e come vedete il drone gira. È un po' sensibile, quindi se lo facciamo girare un po' a sinistra, gira di parecchio a sinistra. Però ovviamente bisogna essere un po' abili, basta qualche guida e riuscite sicuramente a farlo. Un'altra cosa importante adesso è questa levetta. Questa levetta è quella che ci servirà per poter direzionare il nostro drone. Quindi se io accelero, in pratica con questa levetta riesco ad andare avanti, indietro, a sinistra e a destra. Se qualcuno di voi pensa che in questo modo scenda, sbaglia. Per farlo scendere dobbiamo semplicemente
abbassare la potenza tramite questa levetta. Sul telecomando un'altra informazione molto importante sono questi due tasti che spesso dicono che non servono a niente, ma in realtà sono molto importanti. Per quale motivo? Perché questo tasto a sinistra, mentre in volo, ci permette di impostare, di mettere il drone veloce o lento. Adesso, come vedete, sul display c'è scritto L, non so se si vede bene. Adesso vi zoomo. Comunque, vedete, c'è scritto L. Se adesso premo, come vedete, è collegato, quindi la modifica viene effettuata. Come vedete, guardate, non è più L ma H, quindi High. Con l'altro pulsante abbiamo la possibilità di fare i cosiddetti giri della morte. In pratica, mentre è in volo il nostro drone, vi consiglio circa 3 metri, sennò dopo rischiate di farlo andare a terra. Comunque, fate il giro della morte semplicemente premendo questo pulsante subito dopo una direzione. Se lo fate verso su, lui farà la capovolta in avanti, giù al contrario. E poi se lo fate invece a sinistra girerà a sinistra, se lo fate a destra girerà a destra. Comunque, detto questo, possiamo un po' vedere il volo. Allora, adesso scollego e ricollego. Come faccio? Su e giù, e abbiamo collegato. Adesso per farlo volare, che cosa facciamo? Tutta la levetta più o meno a metà, e con la leva invece direzionale faccio in modo di renderlo stabile. Dato che comunque non, se mollo i comandi non sta nella sua posizione, dobbiamo sempre stare a dare meno potenza, più potenza, meno potenza in continuazione e muovere anche le levette. Diciamo, l'ho riuscito a imparare dopo due voli sicuramente. Si tratta davvero di una guida molto semplice. Ok, adesso semplicemente, come vedete, se io adesso abbasso o alzo, metto la levetta in alto, quella della direzione va in avanti. Se la metto indietro, lui va indietro. Se la metto a sinistra, adesso alzo un po', va a sinistra, se la metto a sinistra, a destra va a destra. Adesso guardate, metto il AIG. Come vedete, adesso fa movimenti più inclinati. In questo modo va letteralmente più veloce. Come vedete, è più scattante. Qualcuno di voi nell'altro video, quello lì della recensione del drone, me l'ha chiesto. In pratica, con un AIG vedete che appunto va più veloce, non è lento il drone. Adesso lo rimetto di nuovo al low. Come vedete, le inclinazioni sono minori. Per quanto riguarda invece adesso il giro della morte, in pratica cosa faccio? Muoverò, premerò questo pulsante e subito dopo farò, diciamo, il giro. Adesso vi faccio vedere il telecomando e dopo il drone. E lui ha fatto il giro della morte. Adesso andiamo a vedere sul drone, lo rifaccio così vedete sul drone che cosa fa. Tasto, rotella e come vedete rotella, levetta e lui gira. Tasto, leva. E lui va. Fa anche il beep così vi avvisa anche se è partito il segnale. Come vedete il nostro drone fa il suo volo. Come vedete al buio si vedono bene le luci e questo ci aiuta a capire la direzione sempre del nostro drone. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi, in pratica è la direzione sul proprio asse. Mentre è in volo potete sul telecomando farlo girare attorno a se stesso. In che modo? Girando questa levetta a sinistra, guardate. Io adesso la giro a sinistra e gira su se stesso il drone. E questo non regola la direzione, ma semplicemente la posizione sul proprio asse del drone. Adesso lo facciamo atterrare. Per quanto riguarda l'atterraggio, non preoccupatevi, non ci sarà mai quello perfetto, però per fare l'atterraggio semplicemente dovete abbassare, guardate il telecomando, la levetta, l'abbassate leggermente, come vedete il drone, guardate il drone. Si abbassa, io sto abbassando leggermente la levetta, anche il drone si abbassa leggermente finché non arriviamo a terra. Diciamo non è stato un atterraggio perfetto, potevo far di meglio, però ovviamente con il tempo si migliora ovviamente. Un'altra cosa è l'ultima, infine, per quanto riguarda le foto e i video di questo drone. Per fare le foto e i video vi basterà semplicemente muovere questo qui. Se andate in su lui farà una foto, se andate in giù lui farà un video. Mandando in giù scatterà il video. Guardate, vi faccio vedere. Come vedete adesso il LED è verde. Adesso ho fatto andare la levetta giù e come vedete incomincia a lampeggiare e significa appunto che sta facendo un video. Adesso di nuovo metto in giù così stoppa e il LED torna verde per dire che sono disponibile di nuovo a fare foto o video.
Mentre se alzo, adesso vabbè al contrario, comunque faccio salire, vedete fa un leggero LED rosso e fa sembrare appunto, no, non fa sembrare, ci indica appunto che ha fatto la foto. Comunque detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete lasciate un bel like a questo video per sostenermi, anche per farmi capire che vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Seguitemi su Instagram, Telegram, Facebook, dove più preferite. Vi trovate tutti i link in descrizione. Se avete dubbi o domande fatemele pure sotto il video e io vi risponderò. E noi ci vediamo al prossimo video tutorial.